Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo in un nuovissimo video tutorial dove oggi andremo a trattare il famosissimo Blackview IP68, praticamente l'indistruttibile, lo smartphone per eccellenza. Lo possiamo lanciare, infrangere, spaccare, montarci sopra quella macchina, fare qualunque cosa che lui non si rompe perché è davvero robusto ed è fatto apposta per tenere i colpi grossi. Allora, il problema è che in questo telefono qua non funziona l'altoparlante posteriore, quindi la cosa che dovremo andare a fare sarà smontare la copertura posteriore, ovvero questa qua, esatto, e andare a sostituire questa parte che vediamo qua in basso, che però è già assemblata proprio nella cover posteriore e quindi il ricambio viene venduto intero. Quindi andremo a vedere come smontare tutto, applicare appunto la cover comprensiva dell'altoparlante funzionante e far tornare di nuovo il nostro telefono con i suoni finalmente di nuovo strillanti, proprio come se fosse appena stato acquistato. Iniziamo! Ed eccoci pronti a smontare il nostro dispositivo. Allora, la prima cosa da fare sarà quella di posizionare il nostro smartphone con la back cover verso l'alto e smontare queste due vitine posteriori che tengono appunto il coperchio della SIM e della micro SD. Al suo interno, come possiamo vedere, troveremo una gommina nera che andiamo a esportare in maniera molto semplice, ok, e qua abbiamo fatto tutto quello che serve. Adesso possiamo concentrarci sui due lati, 1 e 1-2, dove abbiamo le 6 vitini da dover smontare per appunto rimuovere i bottoni laterali. Mi raccomando, queste viti sono particolari, quindi ricordiamoci che vanno appunto messe nell'alluminio laterale. Una volta smontate, procediamo con un cacciavitino a taglio piccolo piccolo, far leva per appunto separare le due parti. Ricordiamoci, mi raccomando, la posizione di ogni singolo pulsante, perché dopo è importante nella fase di montaggio, in maniera tale che ogni pulsante sia descrittivo della sua funzione. Procediamo allo stesso modo questo lato, pulsante power, volume down, volume up. Bene, arrivati a questo punto possiamo procedere smontando le quattro viti che si trovano sugli angoli, per dopo appunto liberarci completamente della back cover. Perfetto, siamo arrivati al punto più importante. Piano piano, muniti ovviamente degli attrezzi necessari, quindi un cacciavitino a taglio piccolo piccolo giusto per riuscire ad inserirsi, e il tool in plastica che vediamo nel video, o anche un plettro, va bene, per poter far leva e appunto separare la back cover dal resto del telefono. Mi raccomando, sempre con molta delicatezza. Smontiamo anche le due coperture superiori, la parte sopra e la parte sotto, che vanno a contenere appunto il jack delle cuffie, e sotto invece abbiamo l'USB tipo C per la ricarica. E quindi piano piano procediamo facendo sempre leva, facendo molta attenzione anche a non rompere il vetro e il display, che comunque sono molto resistenti come sappiamo dato il modello del telefono, però bisogna sempre portare pazienza e usare la delicatezza. Sono le due regole fondamentali per eseguire bene un lavoro del genere. Ok, possiamo spingere un po' e vedremo che la cover si stacca completamente dal resto dello smartphone, dove appunto abbiamo la scheda madre, la batteria e tutto il resto. Quindi dobbiamo concentrarci singolarmente sulla cover in plastica, dove vediamo che l'altoparlante in basso viene contenuto nel suo alloggio rotondo. Ok, ora non ci resta altro che spostare tutti i componenti dalla cover precedente a quella nuova. Avremo quindi il vibro, i vari contatti che servono per fare la massa, abbiamo questo contatto che serve per far funzionare la scheda madre in maniera corretta,
Quindi svitiamo le dovitine piccole piccole, salviamole in un posto sicuro e andiamo a applicarlo sulla cover nuova. Ok, come vediamo nel video. Dopodiché andiamo a smontare il vibro dalla cover precedente e lo montiamo nella stessa medesima posizione nella cover nuova. Ok, assicuriamoci che sia ben saldo nella sua sede. Andiamo quindi a scollare tutti i contatti che sono incollati col biadesivo sulla back cover, ovviamente sempre con molta delicatezza perché non devono assolutamente essere rotti o strappati o danneggiati in qualunque modo. Quindi rimuoviamo tutto il biadesivo e quindi utilizziamo lo stesso biadesivo per incollarlo appunto nella cover nuova. Attenzione a questa plastichetta bianca trasparente, è molto importante perché fa spessore e serve per far contatto in maniera corretta alla scheda madre sul punto esatto. Riapplichiamolo quindi sulla cover nuova in questo modo. Mi raccomando che sia tutto bello dritto e che sia praticamente identico a come era prima sulla cover danneggiata, con l'altoparlante danneggiato. Attenzione alla parte in basso, a fianco appunto all'altoparlante, abbiamo sempre un contatto incollato col biadesivo e dovremo fare lo stesso lavoro, dobbiamo andare a scollarlo con delicatezza e riapplicarlo appunto sulla cover contenente l'altoparlante funzionante. Mi raccomando, bisogna prestare molta attenzione perché ogni singolo biadesivo che andiamo ad estrarre, ad incollare sulla nuova cover, deve essere applicato su degli incastri precisi che sono presenti appunto sulle plastiche, su dei vari puntini. Andiamo inoltre a prendere questo spessore di gomma, andiamo a incollarlo se serve. Attenzione, non dimentichiamoci che ogni singolo pulsante è munito della sua plastica che va messo in un verso ben preciso. Con il simbolino che c'è sulla plastica c'è una V, va messo verso sinistra e vanno tutti presi dalla cover precedente e applicati appunto sulla cover nuova in maniera tale che tutti i tasti laterali funzionino in maniera corretta. Perfetto. Andiamo quindi a riapplicare il display sulla cover, mi raccomando in questo modo perché sennò perdiamo tutti i tastini che abbiamo appena messo. Andiamo a sistemare tutto, assicuriamoci che sia tutto incastrato in maniera corretta e che non ci siano accavallamenti di nessun tipo e quindi possiamo riapplicare le quattro vitine di contenimento tra back cover e il resto del telefono. Ok, fatto questo possiamo tornare a riposizionare i tasti laterali, stando molto attenti ovviamente alla loro posizione. Posizioniamo la piastra metallica sopra i tasti, assicuriamoci ovviamente che i tasti siano perfettamente sistemati nell'orologio e quindi possiamo riavvitare le vitine. Quindi che tutti i tasti funzionino in maniera corretta e che sentiamo perfettamente il click e procediamo allo stesso modo con i pulsanti posizionati nella parte opposta. Ricordiamoci sempre che la fotocamera va a sinistra, l'SOS va in basso e il pulsante nero va al centro. Assicuriamoci ovviamente che anche loro funzionano in maniera corretta. Quindi possiamo riposizionare il gommino nero smontato precedentemente. Ok, e quindi riapplicare anche il coperchio con la scritta Black View che va appunto a coprire gli alloggi della SIM e del micro SD. Quindi possiamo anche riposizionare le due gommine di protezione per quanto riguarda le cuffie e l'USB di tipo C per la ricarica e quindi possiamo eseguire la nostra fase di test per vedere se il telefono funziona in maniera corretta e se l'altoparlante di nuovo emette i suoni come dovrebbe.
Ed ecco che seguendo passo a passo tutti gli step abbiamo sistemato il nostro smartphone, quindi funziona di nuovo perfettamente e possiamo tornare a lanciarlo, spaccarlo contro i muri e divertirci di nuovo. No, a parte scherzi, stiamo attenti perché i componenti interni sono comunque delicati, come abbiamo visto è tutto molto piccolo, anche se appunto lo smartphone è grande e grosso, e quindi dobbiamo prestare molta attenzione soprattutto nei dettagli, nei pulsanti che devono essere inseriti in maniera corretta perché sennò non funzionano adeguatamente. Stiamo attenti alla parte della batteria, tutti i contatti nella parte posteriore, nella vibrazione, non dimentichiamocela nella cover precedente e via dicendo. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un like qua sotto, iscrivetevi anche al mio canale, seguitemi sulla mia pagina Facebook e andate a vedere anche tutto sul mio blog, perché là trovate tutti i consigli, le descrizioni, le foto, i dettagli della riparazione più completa, con tutti i link per quell'acquisto appunto e per gli attrezzi utilizzati per eseguire il lavoro in maniera ottimale ed evitare al 100% di arrecare danni al nostro smartphone. Grazie mille ancora per la visione e alla prossima riparazione. Ciao a tutti!